Fino al 26 novembre a Casa de Rodis in Piazza Mercato a Domodossola la mostra Vigezzini di Francia, realizzata da Collezione Posho in collaborazione con la Fondazione Rossetti Valentini di Santa Maria Maggiore e con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo. È aperta dal venerdì alla domenica, proposte ben 90 opere. L'esposizione trae ispirazione e fondamento dalla monografia omonima redatta da Dario Gnemmi, autorevole e indimenticato studioso domese. La mostra si apre con una prima sezione dedicata alle suggestioni e ispirazioni francesi della pittura vigezzina. Il primo piano riunisce ritratti, nature morte e paesaggi dei principali pittori vigezzini dell'Ottocento che illustrano l'intensificarsi dei rapporti con la Francia, da Carlo Gaudenzio Luppetti a Enrico Cavalli, il più francese dei vigezzini e punto di svolta della pittura della valle, artista tormentato e geniale maestro della scuola di belle arti Rossetti Valentini. Al secondo piano si ammirano le tele dei Magnifici Quattro, gli allievi più amati da Enrico Cavalli, Carlo Fornara, Giovanni Battista Ciolina, Lorenzo Peretti Junior e Gian Maria Rastellini. Le opere della generazione successiva, di cui fanno parte Camillo Besana, Alfredo Belcastro e Severino Ferraris, sono esposte nel sottotetto. Nel seminterrato è infine allestita una sezione dedicata al disegno. Due gli eventi collaterali, due escursioni guidate in Valle Vigezzo lungo i percorsi outdoor legati ai luoghi di Fornara e Ciolina, sabato 7 ottobre e sabato 28 ottobre. Quei luoghi, insieme con i pittori vigezzini e alcuni dei loro studi, ve li raccontiamo e mostriamo anche nella puntata di questa domenica di Laghi e Monti su VCO Azzurra TV alle 13.30, alle 19 e alle 23. Vi porteremo pure alla Scuola di Belle Arti di Santa Maria Maggiore, che ospita l'apprezzatissima mostra dedicata a Enrico Cavalli e la temporanea Residenza d'Artista, un dialogo tra il presente e il passato, con opere tra gli altri di Serena Gamba, Valerio Tedeschi e Velasco Vitali.